viaggio in Africa che abbiamo svolto in Mozambico, in Congo e in Angola è un viaggio particolarmente importante perché è il primo viaggio nell'Africa subsahariana di un Presidente del Consiglio, è il primo tentativo del paese, del sistema paese, di vedere queste terre non soltanto come un problema, ma come una grande opportunità. Perché io ritengo che lo sviluppo dell'Africa sia fondamentale, che la presenza del sistema Italia sia assolutamente cruciale per molti settori, poi andremo a vedere nel dettaglio, che il valore del nostro viaggio si vedrà nei prossimi anni, non nei prossimi giorni, ma che questo è il punto centrale, sia anche un simbolo che il primo viaggio dell'Italia come presidente di turno dell'Unione Europea non sia in Oriente, non sia in America, non sia in Sud America, sia in Africa, cioè nel luogo nel quale si gioca una parte rilevante dello sviluppo anche del nostro sistema economico e, lasciatemelo dire, del nostro sistema di valori. È del tutto evidente che ci sono degli squilibri pazzeschi in Africa. Dirlo è dire una banalità che però non può fare a meno di commuoverti quando entri a Luanda, vedi un paese straordinariamente ricco come l'Angola, pieno di possibilità e di opportunità, con un fondo sovrano da 5 miliardi di dollari, e vedi però le contraddizioni di 8 milioni di persone che sono sotto la soglia di povertà, in alcuni casi in vere e proprie favelas, che ricordano lo stridente contrasto con visto in altre parti del mondo, quando soltanto le metti a fianco di grattacieli e di palazzi di nuova costruzione. E poi ancora la grande scommessa presentata con il viceministro Calenda sul made in. Noi oggi abbiamo un tasso di crescita dell'export che è stato nel 2013 superiore alla Germania, noi 4,9 e loro 4,8, la Francia è sotto il 3, cioè noi su questi dati siamo i più forti. Partiamo da un risultato che però prevede ampi margini di miglioramento, siamo circa 30 miliardi, possiamo crescere molto 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 di più. Per farlo, il lavoro che abbiamo deciso di mettere in piedi in un vero e proprio piano industriale per il sistema paese è quello di portare 22.000 aziende nuove a investire all'estero, che prevede di far crescere di almeno un punto di PIL da qui alla fine del progetto dei 1000 giorni sui temi legati alle esportazioni, e più in generale vuole rovesciare il meccanismo. Ci saranno 800 milioni di nuovi consumatori da qui ai prossimi anni, sono potenziali turisti ma sono attuali consumatori. Sta gente qua chiede più Italia. La globalizzazione non è nemica dell'Italia, la globalizzazione è la più grande occasione che l'Italia ha, perché chiede bellezza, qualità della vita, lifestyle. Ecco, l'Italia può essere capace di dare una risposta se smette di piangersi addosso. E io sono convinto che sull'energia, sul made in, sull'agrofood e su tante altre questioni, dalle infrastrutture ai nostri ingegneri, ai sistemi di produzione e controllo delle coste, agli investimenti in difesa, l'Italia sarà in grado di offrire ai paesi africani una opportunità di sviluppo. Tra 10 anni i nostri figli ci ringrazieranno se saremo stati in grado di prevedere il futuro e non soltanto di compatirlo, se saremo stati in grado da qui a 30 anni di creare una politica energetica per cui l'Italia non sia più a rischio. E noi con molta umiltà siamo convinti che questa sia la volta buona, e lo faremo a viso aperto e con grande determinazione.